Al telefono c'è Daniel. Buongiorno Daniel. Ciao, come stai? Tutto bene. Come va Daniel? Sei a Maiorca? Sì. Ma anche lì sembra giugno come qua in Italia, cioè c'è un caldo. Sì, sono 27 gradi oggi. Porca miseria, 27 gradi? C'è la gente che si bagna il mare ancora. Ma te credo, ma 27 gradi fai il bagno proprio con gusto. No, sì, cioè sì, proprio il bagno perché c'è il caldo e vai a fare. Eh sì, perché c'ha tutto il calore dell'estate, no? Quindi ancora tiepidina. Bellissimo proprio. Bellissimo, bellissimo. Purtroppo la tua vita, che così, per come ce la stai raccontando adesso, da queste prime nozioni che noi abbiamo capito della tua vita, sembra una vita da sogno, una vita da cartolina, è funestata dal fatto che non hai amici. Li sto eliminando pian piano dalla mia vita perché... O il contrario, Daniel. Li stai eliminando o ti stanno eliminando, Daniel? Se la vogliamo vedere dal punto di vista mio, li sto eliminando. Sì, se lo vogliamo vedere dal punto di vista della realtà, invece sono loro che stanno eliminando te. Come mai, Daniel? Come mai ti stanno eliminando? Perché 5 anni fa ho deciso di prendere una decisione, sì? Smettere di mangiare carne. Ok, hai deciso di diventare vegetariano. Non voglio aggettivi. Ho solo smesso di mangiare carne, perché a me la verdura fa schifo. E che cazzo mangi quindi? Cosa mangi? La pasta in bianco tutto il giorno? No, però cerco di mangiare, come si chiama? Il pomodoro, insalata, carote, patate, e il resto, broccoli, zucchine. Ok, quindi non ti piace la verdura, quella che si deve cuocere, diciamo? Ecco, bravo. Esiste una parola, si chiama comunque... No, ma guarda, ormai nel mondo d'oggi, dove vuole essere tutto inclusivo, in realtà è tutto talmente iperfrazionato che ci sarà sicuramente una definizione anche per quello che fai tu. Capito, non so. Non li vuole gli aggettivi. Sono normale che non mangia gli animali. Sei un animale che non mangia gli animali. No, perfetto. E di base questo uno quindi potrebbe dire vegetariano. Poi tu aggiungi no, perché a me le zucchine non mi piacciono e quindi potrebbe essere che sei un vegetariano senza zucchine. Boh. Sì. No, forse sei un crudista? Cioè tu mangi, mi sembra di aver capito che mangi le verdure che non si devono cuocere, l'insalata, il pomodoro. In realtà la storia parte da quando è iniziato, è perché mi hanno fatto un lavaggio del cervello. Quando sono stato in Thailandia, ho fatto 45 giorni in Thailandia. Sì. E ho passato come un mese in un ritiro buddista. Ok. E questa cosa mi ha fatto smettere di mangiare? Sì, perché loro dicevano: se vuoi essere una buona persona, devi smettere di trattare bene di essere viventi. Certo. Quindi ho deciso di non mangiare più gli animali. Ok. Però scusami, non ho capito se tu questa cosa del lavaggio del cervello, cioè se tu questo fatto adesso di non mangiare più la carne la vivi come una cosa di cui sei contento o un po'... L'unica cosa che soffro è quando vedo il pollo, perché il pollo era una cosa... il pollettino ti piaceva, perché ti faceva ricordare quando eri bambino, no? I genitori fanno il polletto. Con le patatine. Ah, l'ho mangiata ieri sera, una bella cotolettina. Ecco. Quindi l'unica quella roba che mi manca. Ok, il resto no. Ok. Va bene. Detto ciò, quindi, perché stai perdendo i tuoi amici? Perché non mangi più la carne e quindi non ti invitano più alle grigliate? No, assolutamente no. O mi invitano se hanno bisogno di qualcosa, di magari di portare l'alcol, di portare un po' da bere. Vabbè, ma tutti alle grigliate portano qualcosa, non è che ti invitano per portare qualcosa. Cioè, quindi ti invitano. No, se mi invitano mi prendono in giro. Magari nel piatto tu dici la carne e mi trovo dentro due fiori. Cioè prendono due margherite, due fili d'erba presi da per terra, te li buttano con spregio nel piatto e fanno totem, ma Daniel mangiati sta grana. Esattamente. Vai a pascolare, Daniel. Fanno così. Vabbè, mi sembra che sia quella roba, un po' quella dinamica da gruppo fra amici dove ci si prende in giro per le peculiarità. Lo facciamo tutti, lo facciamo anche noi qua così. No, Walter prende in giro noi prendiamo in giro Maurizio, Maurizio prende in giro Fosca prende in giro. Cioè, fra amici ci sta, no? Sì, no, però vedendo dalle storie dei miei amici, ultimamente stanno facendo molte feste, molte grigliate di cui non sapevo l'esistenza. Però scusami, non è una cosa carina. Se tu fai una grigliata, se noi facciamo una grigliata che è a base di carne, boh, ci sta che se tu non la mangi, perché poi sai, adesso io non so che tipo tu sia, però ci sono la maggior parte dei vegetariani che conoscono sono proprio infastiditi dall'odore, dal profumo della carne. No, veramente non importa. Io non è che giudico perché uno mangia la carne, non mi dà proprio fastidio. No, ok. Ah, vabbè. E niente, allora magari non gli stai più tanto simpatico, Daniel. È per quello che sto. Non so se cambiare proprio il gruppo di amici, perché qua in Spagna sono arrivato. Ma mi sembra che non sia comunque una scelta che spetta a te. Ti hanno già eliminato loro. Cioè, quindi no. Perché ogni tanto mi chiamano, magari per uscire alla serata a bere. Allora.
ci siamo, però... quindi scusami, adesso stavamo anche noi un po' ridendo, scherzando. Diciamo che ti chiamano sempre, tranne quando fanno delle grigliate dove, capisci tu per primo, Daniel, perché mi sembra un ragazzo intelligente, il piatto forte è la carne. Quindi dicono, quando facciamo le grigliate, di base non lo chiamiamo, perché tanto lui non mangerebbe niente, non hanno magari voglia di pensare al menù alternativo solo per te, o magari ti dicono, boh, non so, vai lì con le tue cose. Però quando escono nella normalità ti chiamano. Sì, però sai, l'ambiente della grigliata è diverso, anche se non mangio carne, a me fa piacere il gruppo. Stare lì. Ma non puoi dirglielo. Cioè, guarda, per me non è un problema, raga. No, lo sanno già benissimo, perché io tante volte mi porto da mangiare da casa, mi porto con gli hamburger vegetali, con le cose da casa. ci sta. E ciò nonostante poi non ti invitano. Ma non è che, non lo so, non ho ancora capito. Magari pensano che tu abbia ragione e li fai sentire in colpa. Può essere, cioè può essere un pensiero inverso, boh, non lo so. Comunque, nel caso, se questa cosa ti fa soffrire, cambia giro di amici, vai avanti. Ok, devo trovare un Tinder di vegetariani. Non necessariamente, devi trovare delle persone che ti accettano per quello che sei, Daniel. Ah, meglio. Non ci avevi mai pensato a questa cosa? No. Perché non mi sembrava un'idea rivoluzionaria. Cioè, cerca un gruppo di amici che ti vuol bene per come sei. Carne, non carne, per quelle cose. No. Sono amici da una vita, mi dispiace per quello, no, però va bene. Se non ti fidi di quello che ti diciamo, Daniel, noi siamo qua per illuminarti il cammino. Se poi tu pensi diversamente, fai come vuoi. No, Daniel. va benissimo. Ok, quindi cambierai gli amici. Però un annuncio, cerco amici. Cerco amici su Facebook. Io intanto ti segno per il Giove Dilemma e poi... Ah, sì, noi vogliamo sapere. Guarda, questa ci sembra una di quelle cose belle da sapere poi. Verso Natale ti richiamiamo e ci racconti se ti sei reintegrato con i tuoi amici o se ne hai trovato un altro gruppo. Cioè, o hai iniziato a mangiare carne. O magari hai ricominciato a mangiare carne, tutto può essere. No, ciao, Daniel! Grazie mille. Ciao.